Che stradina che s'arrampica su! Guarda, guarda che spettacolo! Buongiorno e ben ritornati qui sul canale di moto.it. Dal bordo piscina qui a San Teodoro mi trovo nei pressi di Capo Coda Cavallo, una zona sicuramente rinomata per le sue spiagge, per il suo mare, ma che offre moltissimo anche ai mototuristi. Ecco che il video che state per vedere quest'oggi è una prova, un test un po' diverso dal solito, perché sì, mi trovo alla presentazione, al lancio ufficiale europeo della nuova Royal Enfield Himalayan 4 e 50, ma anziché dedicarmi esclusivamente sulla moto, in questo video andrò a mostrarvi un itinerario e a dare anche alcune impressioni su questo territorio fantastico che è la Sardegna. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Royal Enfield Himalayan 450, che in realtà noi di moto.it abbiamo già provato quest'inverno, io e Andrea Perfetti abbiamo pubblicato un video che trovi ovviamente sul canale, ma ti lascio anche il link qui sotto in descrizione. Himalayan 4 e 50, una moto rinnovata sotto ogni aspetto. Temevo personalmente che questo avanzamento tecnologico potesse scalfire un pochino quello che era la filosofia iniziale di un progetto, a mio avviso, bellissimo, di esperienza assolutamente essenziale di motociclismo. Invece non è così, perché posso già anticipare che l'Himalayan, con tutto l'avanzamento appunto tecnologico, tutte le innovazioni che ha avuto, ha forse rinunciato a un pizzico della sua anima purista, ma ha guadagnato tantissimo a livello delle cose che ti permette di fare, e oggi ne avremo un assaggio, perché tra l'altro qui in Sardegna è stata avviata una nuova partnership tra Royal Enfield e un operatore locale che è Sardinia Rides, che ci ha accompagnato nella giornata appunto di ieri a scoprire il territorio, i suoi colori, i suoi sapori, su strade e off-road. Quindi non voglio tergiversare oltre e vi lascio ovviamente al video qui dalla Sardegna. Buongiorno, buongiorno dalla Sardegna, dalle curve di San Teodoro. Siamo in compagnia degli amici di Royal Enfield e di Sardinia Rides per fare un bel giro turistico e assaggiare le doti turistiche di questa nuova Himalayan 450, moto che noi di moto.it in realtà abbiamo già provato in anteprima a fine 2023, anzi inizio 2024, proprio a cavallo dell'anno, con un freddo boia. Io e il buon Andrea Perfetti siamo andati a congelarci le dita, e uso il termine dita e non dico altro, congelarci le dita per provare per primi questa bella novità indiana, e ora abbiamo l'opportunità di riprovarla con un clima ben più mite, con altre strade, altri panorami qui in Sardegna, costruita per qualsiasi tipo di strada e per qualsiasi tipo di non strada. E quindi mi piace questa filosofia di Himalayan, tant'è che, come sicuramente molti di voi sapranno, ho avuto la prima serie, che ho recentemente venduto. Quindi molti già mi staranno chiedendo: ah, l'hai venduta perché ti sei innamorato della nuova? No, in realtà è perché dovevo fare posto in garage e mi è arrivata l'offerta giusta al momento giusto e ho ceduto. Però la vecchia Himalayan 411 rimarrà sempre nel mio cuore, una moto veramente a cui mi sono affezionato, pur avendola avuta per un periodo abbastanza breve di tempo. Ma tralasciamo le questioni personali e andiamo a goderci questo giro in Sardegna. Prometto che cercherò di parlare il meno possibile e di dirvi soltanto le cose importanti sulla moto e sulla strada. Non so se riuscite a vedere la strumentazione, che in questo momento è divisa nella parte sotto con le informazioni di servizio, diciamo così, completa comunque, con tutto, dal livello benzina al contamarce e ovviamente il tachimetro.
ma nella parte superiore in questo momento c'è la navigazione, una navigazione che si basa su Google Maps come motore e ovviamente si basa sulla connessione con il proprio cellulare, ovvero l'applicazione di Royal Enfield, un'applicazione ovviamente gratuita, si basa appunto su Google Maps per la navigazione, si imposta la meta da raggiungere, o in questo caso, come hanno fatto i tecnici di Royal Enfield, ci hanno dato veramente un tragitto, quindi in questo momento noi comuni utenti non possiamo applaudare, caricare un file GPX, ma ci stanno lavorando perché evidentemente si può fare, e quindi credo che in una prossima release, almeno stando alle loro parole, potremo anche caricare i propri GPX. Di fatto fa il mirroring di quello che abbiamo sul cellulare e consente anche la connessione ovviamente col cellulare per vedere eventuali messaggi, per gestire soprattutto la musica, e lo si fa tramite questo piccolo joypad che c'è sul blocchetto di sinistra, un joypad un po' piccolino, un po' se vogliamo ballerino, però fa la sua funzione, poi non è che siamo lì a smanettare di continuo, si spera che noi si sia concentrati sulla strada. Trovo, come avevo già detto durante la prova, che la strumentazione della nuova Himalayan sia molto molto bella dal punto di vista della grafica, sono riusciti a mantenere comunque un feeling con il passato pur essendo uno strumento completamente digitale, uno strumento completamente nuovo, e che tra l'altro sfrutta per la connessione con il cellulare non il Bluetooth ma la connessione Wi-Fi, anche questa è una particolarità. Noi nel frattempo ci stiamo immergendo sempre più nella Sardegna, abbiamo cominciato a fare un po' di curve, e che dire, la Sardegna ragazzi è il paradiso. È un paradiso che possiamo oggi raggiungere in veramente poco tempo con un bel volo aereo su Olbia o su Alghero, per non dire Cagliari, e anche in una giornata, se volendo, si può fare una giornata di immersione per poi ritornare magari il giorno dopo in ufficio a Milano. Beh, direi che è proprio questo il genere di strada che ti aspetti di trovare quando sei in sella ad un Himalayan. In effetti bisogna fare un po' attenzione a questo asfalto, è un po' tricky, è un po' ingannevole perché è un po' rugoso e non si vede il deposito di sabbia ghiaino che c'è in realtà sopra. Deve essere un po' dolci sui freni, e allora parliamo della loro modulabilità, migliorati decisamente rispetto al passato, era uno dei punti più critici diciamo della vecchia Himalayan. Qui i freni funzionano bene, hanno la giusta potenza, non sono, come ho detto nel test, nella prova, non sono dei freni super potenti ma adeguati diciamo al tipo di guida richiesto. Si trova abbastanza facilmente confidenza anche col comando, forse davanti potrebbe essere ancora più modulabile, mettiamola così, ma non mi lamenterei, ecco. Migliorato molto anche dietro. In questo momento ho disattivato l'ABS al posteriore proprio perché la strada si va a fare via via più sdrucciolevole e più sterrata, perlomeno fra un po' dovremmo cominciare un tratto sterrato, quindi ho disattivato l'ABS al posteriore mantenendo però la mappatura performance. Questa, la possibilità di scelta è praticamente tra due mappature, performance e eco, e su entrambe con ABS o senza ABS. Ovviamente al posteriore si può disattivare solo dietro, davanti rimane sempre attivo. Vedete comunque che in seconda ha un buon freno motore, bello ciondolare comunque per queste zone. Queste sono proprio il tipo di piste in cui ci si diverte con l'Himalayan, che non è una moto da fuoristrada, lo ricordo, è una moto da turismo, ma su piste del genere abbastanza facili ci si diverte perché appunto con un filo di gas si riesce ad andare, si riesce anche ad avere il tempo magari di guardarsi attorno, e quando sei in una zona come questa come fai a non guardarti attorno?
devo dire che la corsa della leva del freno posteriore è un po' lunga e ti porta quindi ad andare a premere e così si arriva facilmente al bloccaggio, ovviamente quando l'ABS è disinserito, perché comunque il mordente dietro c'è. Forse è anche vero che questo è un modello, un esemplare con pochi chilometri, e quindi può essere che poi la pastiglia, consumandosi un pochino, diventi un po' meno aggressiva, mettiamola così. Va, che stradina che si arrampica su, guarda, guarda che spettacolo. E noi adesso ci saliamo un po' allegri di motore, ma neanche troppo, tornantino in prima, ma qui si può salire serenamente in seconda, terza, quarta. E come rampa su in seconda, proviamo con un po' di frizione, ce l'ha fatta. Beh dai, direi che cosa si vuole di più. È comunque un mono 450, ragazzi, direi che se la cava alla grandissima, una bella arrampicatrice. Qui in fuoristrada si va serenamente di seconda con un pochino di gas. Andiamo tutti a mangiare. Ma che posto meraviglioso. Federico, dove siamo? Dove ci hai portato? Ci troviamo ad Ertila, praticamente siamo a un passo da Siniscola, a un passo dalla costa, dietro di noi abbiamo il Monte Albo e ci troviamo nella zona, in una zona della Gallura praticamente. Siamo in realtà a fondamentalmente pochi chilometri dall'aeroporto di Olbia, a pochi chilometri dalla nostra sede, e il tour che abbiamo fatto oggi è una tappa dei tour che facciamo con Sardinia Rides. Bravissimo, Sardinia Rides. Allora, di che cosa vi occupate? Che tipo di offerta proponete ai motoviaggiatori, mototuristi che magari dalla penisola, dal continente vogliono venire a farsi un weekend, una settimana o una giornata? Anche una giornata, in realtà potremmo fare anche il giornaliero. Noi abbiamo le moto a disposizione, quello che ci differenzia un po' da chi propone il tipo di viaggio in Sardegna è che noi abbiamo le moto a disposizione, siamo partner esperienziali Royal Enfield, quindi abbiamo le Royal Enfield Himalayan a disposizione, al momento abbiamo ancora le 411. Presto spero di poter implementare, di aumentare la flotta e avere a disposizione gioiello. Lo stiamo provando oggi, mi sembra che sulle tue strade funzioni. Assolutamente. E quindi diciamo, mi sembra mezzo adatto. È una moto fantastica sul misto stretto, ha un assetto e una tenuta incredibile e in fuoristrada diverte, non intimidisce, si muove come una bicicletta e quindi è una moto per tutti. Quello che io cercavo esattamente era un tipo di motocicletta che fa divertire i più esperti e che non spaventa chi invece magari mette le ruote in off-road le prime volte. L'Himalayan ci permette appunto di far divertire tutto il range di motociclisti. Quello che noi facciamo è andare a prendere il cliente all'aeroporto, quindi il cliente si deve occupare solo di trovare la maniera di raggiungerci. Noi spesso aiutiamo anche a fare i biglietti, andiamo a prendere all'aeroporto, vi portiamo in hotel, bed and breakfast da noi, e si fa il briefing e nei giorni seguenti poi si parte, si effettuano vari tour. Noi giriamo tutta la Sardegna in base ai tempi, agli orari e al tipo di tour che uno vuole fare, possiamo andare in qualsiasi angolo dell'isola. Ma la vostra base invece dov'è di preciso? La base è a 18 km a sud dall'aeroporto di Olbia, quindi da Olbia stessa. Quindi comoda da raggiungere sia via nave sia via aereo. A un passo da San Teodoro, nel parco naturale di Tavolara, siamo circondati da spiagge splendide. Ad esempio chi vuole raggiungerci con una compagna o con la famiglia che non vogliono viaggiare in moto, possono tranquillamente, abbiamo a disposizione... Non ci sono più scuse, insomma. Non ci sono scuse, abbiamo a disposizione i nostri driver che accompagnano compagne, amici o nonne e nelle spiagge circostanti e si occupano di intrattenerle per tutta la giornata finché non rientriamo alla sera. E quindi ogni giorno si può affrontare un percorso diverso, perché ho visto c'è un dedalo di strade. Tra l'altro oggi abbiamo fatto una serie di percorsi, come si vede dalla sabbia, percorsi sterrati, dei bei sterratoni molto piacevoli su cui provare una moto così. Sono tutte strade che normalmente un turista può fare o è sempre meglio essere accompagnati da una guida locale come te? Diciamo che ecco, ci sono dei percorsi che io
io ho affrontato tempo fa da solo quando ricercavo le tracce e quando volevo creare un pacchetto, però chiaramente sconsiglio a chiunque di inoltrarsi in certe zone completamente da solo. Già in due è un altro discorso. Diciamo che il nostro vantaggio è che io, ad esempio, mi sono reso conto spesso che viaggiamo in dei punti e vediamo i motociclisti passare dall'altra parte e si perdono il meglio, perché non lo conoscono e tendono a seguire quelle che sono le rotte turistiche. Il nostro vantaggio di vivere qui e aver collezionato negli anni tutta una serie di tracce spettacolari è quello di poter far scoprire anche a chi viene da tanti anni. Per me la soddisfazione maggiore è proprio quella, avere chi dice: ah, io sono un esperto della Sardegna, ci ho già viaggiato, conosco tutto, e poi sgranano gli occhi e dicono: ma come mai io passavo 10 km di qua e non ho mai visto questo? Ecco, e un esempio è questo agriturismo. Qua siamo un po' fuori zona, conduzione familiare, una famigliola splendida. Uno spettacolo, cucinano... uno spettacolo. Possiamo dire, abbiamo appena finito di mangiare, quindi possiamo dirlo, uno spettacolo. Cucinano alla grande e si assapora ancora la vecchia Sardegna, quella che un po' tende piano piano, come tutto, a cambiare, a modificare e in parte anche a scomparire. C'è la contaminazione, di turismo ce n'è tanto. E a proposito di turismo, adesso siamo ad aprile ma il sole comincia già a picchiare. Qual è il periodo migliore per venire a fare un tour con te in questa allora zona? Io posso dirti qual è il periodo peggiore e faccio prima. Ok, perché non esiste, cioè chiaramente adesso è tutto fiorito, è splendido, ok, abbiamo la temperatura ottima, però noi viaggiamo anche a dicembre, chi cerca un pochino più di avventura viene con noi anche a gennaio, abbiamo delle giornate meravigliose, magari poi becchiamo la giornata di pioggia, però tendenzialmente abbiamo temperature che sono sempre sopra i 13-14 gradi, in moto si viaggia bene, quindi non ci poniamo limiti se non nelle stagioni più turistiche. Io ho deciso di non aprire da metà giugno ai primi di settembre, perché le strade sono chiaramente piene di turisti e il flair, la bellezza del viaggio in Sardegna, diciamo, perde il suo gusto, semplicemente, e poi fa caldo. Fa caldo, fa caldo, molto caldo, e... trovarsi magari disidratati o senza acqua in una strada qui sotto il sole non è l'ideale. Bene, adesso ci aspetta un altro bel pezzo di strada, che tipo di percorso andiamo a fare? Adesso facciamo un percorso molto interessante, perché è anche tappa del Rally d'Italia, andiamo a visitare e proveremo le sospensioni dell'Himalayan e il manico dei vari piloti su un bel salto in sicurezza, e dopodiché ci sposteremo su un meraviglioso parco eolico che sembra un parco giochi, in realtà per chi pratica fuori strada enduro, perché è un dedalo di strade meravigliose con una vista incredibile, sempre parte del nostro tour del primo giorno. Chi viene a visitarci il primo giorno fa questo tragitto in qua. Un giorno, e addirittura attenzione, può venire, arrivare la mattina in aereo volendo arriva la mattina in aereo, si fa il giro, si passa il lunedì così e la sera rientra. Consigliamo la giovedì domenica, diciamo, sì, che è la formula che per il momento è più richiesta. Cerchiamo di mantenere la filosofia aziendale di Royal Enfield, che è dare tanto, tantissimo, a un prezzo accessibile. A me piace l'idea che chiunque possa provare o comunque possa permettersi di venire a trovarci, vivere una bella vacanza senza dover pensare che si sta svenando. Per contattarti, per scoprire di più sulle vostre proposte, come vi possiamo raggiungere? Ci potete seguire su Instagram, Sardinia Rides, Instagram, e info@sardiniarides.com è il nostro indirizzo email, e lì ci sarò direttamente io a rispondervi, mi prendo cura sempre personalmente di tutti i clienti e vi aspettiamo. Capito, ragazzi, non ci sono scuse, non voglio sentire gente che dice che non ha tempo, basta anche un giorno per venire a scoprire la Sardegna. Quindi dai, adesso ci rifiliamo il casco, torniamo a provare l'Himalayan su questi fantastici percorsi, grazie Federico, grazie Sardinia Rides, e quindi torniamo agli on board. Ed eccoci nel parco di BT, e adesso ridiscendiamo, puntiamo sull'altro versante, andiamo verso il parco delle pale eoliche, verso alla Sarda, ma soprattutto ci godiamo questa splendida giornata in sella a questa moto incredibile, perché è una moto che secondo me ti dà tanto, ti apre veramente tanti orizzonti, soprattutto se non sei un super esperto, ti trovi qualcosa di rassicurante, di abbordabile, ma poi se invece esperto lo diventi o lo sei già, riesci veramente a sfruttarla a pieno. Ora lo so che 40 cavalli sembrano pochi su 200 kg,
ma dipende sempre dall'utilizzo che vogliamo fare. Non stiamo facendo un campionato, una gara di motorelli, stiamo viaggiando. E devo dire che per essere un monocilindrico il comfort di viaggio è ottimo. Le vibrazioni sì, un po' ci sono, ma gli altri regimi, quindi quando si viaggia in medio-bassi regimi non c'è assolutamente nulla che non funzioni. Hanno fatto un ottimo progetto e secondo me c'è un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Qualcuno potrà obiettare che in India costa molto meno, ma ragazzi, noi siamo in Italia, quello è il prezzo in Italia. Comunque mi sembra che 6.000 euro per quello che ti offre questa moto sia un prezzo comunque concorrenziale, ecco. Che impegnano il giusto. Regione Sardegna, vi prego, adottatemi. Cerco una famiglia sarda che mi voglia adottare. Oggi abbiamo viaggiato leggeri, non sarete in spalle per una gita di una giornata, ma se vogliamo fare viaggi un po' più lunghi, l'Himalayan è adatta e si presta ovviamente anche a fare il giro del mondo e possiamo accessoriarla già con dei pacchetti speciali predisposti da Royal Enfield. Questo ad esempio è un pacchetto Comfort che include ovviamente una sella un po' più alta, un po' più imbottita, più morbida e il tris di valigia in alluminio. Tra l'altro sono contento di vedere che abbiano migliorato parecchio il rack, il porta valigie, che è molto meno ingombrante rispetto alla precedente edizione, però le valigie sono le stesse, per cui se avete la vecchia Himalayan potete riutilizzare le stesse. Se invece avete degli appetiti un po' più sportivi, c'è la Rally, sellone dritto, look più aggressivo, però quello arriva fra un pochino, c'è ancora da aspettare. E con questo splendido tramonto qui a Capo Coda Cavallo, vicino a San Teodoro, andiamo a concludere il nostro primo esperimento di viaggio insieme all'Himalayan 452, un esperimento che mi auguro personalmente di ripetere più e più volte, una moto che personalmente mi è piaciuta moltissimo, l'ho sempre detto, non ho mai nascosto, è un progetto, è una filosofia che mi piace personalmente, mi piaceva la vecchia Himalayan, questa ovviamente aumenta decisamente le possibilità di utilizzo. È una moto che è migliorata davvero sotto ogni punto di vista, è una moto che appunto sembra non sia alla seconda generazione, ma che tra la precedente e questa siano passate almeno 4 generazioni. È veramente stata rivoluzionata in tutto, ora è una moto molto più moderna, magari ha concesso, ecco, ha lasciato un po' per strada un pizzico della sua anima purista con quel monocilindrico ad aria. Purtroppo ora abbiamo un più funzionale raffreddamento liquido. Il motore Sherpa è un 40 cavalli, non un mostro di potenza, ma non è tanto la potenza il dato importante. Dovremmo concentrarci sempre, e lo dico sempre, soprattutto quando abbiamo a che fare con moto nate per viaggiare, non per un uso agonistico, dobbiamo guardare il dato di coppia. Qui abbiamo 40 Nm, che non è affatto male come, come valore massimo, ma al di là di questo ce ne abbiamo 5.500 giri, che è un range piuttosto basso di giri. Non solo, a 3.000 giri abbiamo già la stragrande maggioranza della coppia a disposizione. È una moto con cui si riesce a viaggiare molto bene, è migliorata anche da un punto di vista del comfort, le vibrazioni ci sono, ma sono presenti dai 4.500-5.000 giri in su, un range che si utilizza abbastanza di rado. Bello anche il cambio, ben spaziato, con il giusto livello di contrasto che ti fa sentire l'inserimento della marcia, ma non è affatto duro. È una moto che, devo dire, Royal Enfield ha costruito molto bene, solida, apparentemente solida. Una moto che è sì un po' pesantina se la paragoniamo a delle enduro specialistiche, a delle enduro di questa cilindrata, siamo sempre sui 200 kg, ma non è pesante in ordine assoluto. Altra cosa che sicuramente stupisce in maniera positiva sono le sospensioni, in particolare la forcella lavora molto bene, pur non essendo un'unità particolarmente prestigiosa, è comunque una Showa
che lavora bene sia su strada, dove garantisce un buon comfort, ma anche una risposta abbastanza sportiva. Quando vogliamo tirare, comunque lei c'è, ma quando andiamo in fuoristrada sorprende, perché consente di veramente di affrontare qualsiasi tipo di situazione. Oggi l'abbiamo un po' strapazzata, non abbiamo fatto chissà che mulattiere, però abbiamo fatto dei bei serratoni e anche dei tratti brutti, rovinati, e devo dire che consente veramente di fare tantissime cose questa moto, quindi il progetto è assolutamente azzeccato. Trovare reali, veri difetti in questo momento è abbastanza difficile, forse appunto potremmo parlare delle vibrazioni, di qualche economia su alcuni dettagli come questa leva del pedale o appunto alcuni particolari che fanno percepire una certa economicità. D'altra parte stiamo parlando comunque di una entry level, di una moto che viene proposta a 6.000 euro sul nostro mercato, quindi comunque di una moto molto accessibile, e ci sta che ci sia qualche finitura, diciamo così, che non sia al top, però per il resto abbiamo delle bellissime verniciature, la moto è curata bene, costruita bene, e poi c'è questo dashboard molto interessante, questo TFT circolare con una grafica molto bella, in pieno stile Royal Enfield, che in più ha questa funzione di navigazione. Allora, oggi l'abbiamo utilizzata, devo dire che l'idea è molto molto bella, molto pratica, funziona anche bene. Il piccolo neo è che va a sovraccaricare il telefonino, che deve essere sempre collegato e trasmette in wifi, e non solo, e scarica molto rapidamente la batteria, e nel giro di un paio d'ore io mi sono ritrovato con la batteria a zero. C'è da dire però che Royal Enfield è corsa subito ai ripari, perché la moto è equipaggiata di serie con una presa USB-C che si trova proprio qui al centro del manubrio, quindi un'altra soluzione molto pratica, come è pratico l'interruttore che consente di passare da una modalità all'altra, performance o eco, ma soprattutto performance, ABS sì e ABS no, e questo è utile perché quando siamo in viaggio, stiamo per affrontare una strada sterrata, in un attimo possiamo togliere l'ABS dietro, non davanti, e sicuramente questo aiuta nel tratto in fuoristrada. La moto, ripeto, è perfetta per viaggiare, quindi l'esperimento direi che è riuscito. Sardegna, che è una terra fantastica, non lo dico io, non è certo scopro l'acqua calda, però la cosa fantastica è che ora possiamo venire in Sardegna, come ci ha raccontato Federico, anche per assurdo per un giorno solo, prendere un volo, arrivare in giornata e goderci solo il meglio, cioè prendere una moto, l'Himalaya o un'altra, e andarci a fare un giro. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate dell'Himalaya 450, ma soprattutto, cari amici abbonati di moto.it, c'è una novità per voi, un extra dedicato soltanto a voi sul sito moto.it, in fondo all'articolo troverete la possibilità di scaricare una scheda sul itinerari, sui viaggi che si possono intraprendere in questa zona, con alcuni consigli utili. Spero che la gradirete e ne farete buon uso. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, andate a fare un giro sul sito anche per vedere la sezione annunci dell'usato e del nuovo, e come dico sempre, non mi resta che salutarvi con la formula di rito: date gas, ma responsabilmente, ragazzi. Ciao.